Stasera mi sembra molto forte, è molto forte, ecco, forse è meglio così. L'argomento stasera è uno che potrebbe anche portarci un po' lontano, perché riguarda il rapporto tra l'artista e la società e l'unione che si crea tra essi e come magari l'uno influenza l'altro. Per cominciare, discuto un attimo questa società che Chopin ha trovato a Parigi a partire del 1830 e nella quale lui si è inserito e dove ha trovato un ambiente che gli piaceva e che dove lui piaceva anche e che ha visto questo sviluppo straordinario del suo genio particolare. E poi è una società che non esisteva neanche 5 anni prima, o certamente non 10 anni prima, è una società che Chopin non avrebbe trovato al di fuori di Parigi. Sappiamo che quando Chopin arrivò a Parigi non era, almeno ufficialmente, la sua intenzione di starci, cioè non aveva neanche il permesso di stare a Parigi, aveva il permesso di andare a Londra via Parigi. Invece, una volta a Parigi, ci è rimasto. Era forse sempre la sua intenzione. Sì, ho capito che non si sentiva. Sì. Io ormai spero che tutti sentano benissimo, non lo so. È su che non si sente? Si sa? Si sa, va bene, ho capito, ho capito. A me sembra molto forte, devo dire. Va bene. È una società nuova a Parigi, basata in gran parte su una concezione nuova che era il salotto borghese. La borghesia in Francia, ma in Europa, nasce dopo i disturbi enormi dell'epoca napoleonica che aveva rovesciato praticamente la vecchia via con le grandi famiglie reali, aristocratiche che dominavano tutto e anche il mondo culturale insieme con la Chiesa, queste due grandi potenze, l'aristocrazia e la Chiesa, e che erano anche non solo per la società dal punto di vista di ordine politica, ma anche per gli artisti, erano i due fonti di denaro più che altro. Perché qui anche si tratta proprio di denaro. Noi spesso dimentichiamo che l'artista in ogni società deve trovare il fonte giusto di soldi, il fonte giusto di il mecenate giusto per il suo talento, e che spesso trascuriamo l'effetto sui gusti di chi paga l'artista in quello che lui poi produce, o lei poi produce. E questo, per esempio, è stato certamente il caso nel Rinascimento, quando qualche volta vediamo un artista che fa un certo tipo di cose e poi magari siamo stupiti di vedere che comincia a fare cose da tutto diverse e poi scopriamo che è perché è cambiato di corte o perché magari l'altro ha pagato meglio perché lui venisse e lui lì doveva fare certe cose per soddisfare alle esigenze della corte nuova, del vicinato nuovo. E difatti uno potrebbe dire che è proprio un po' anche la provvidenza, la fortuna dell'artista di trovare l'ambiente giusto per il suo talento. È molto possibile che grandi artisti hanno vissuto e sono morti praticamente inosservati per la storia perché non avevano il talento giusto per le situazioni che trovavano, che è anche un argomento interessante perché così sembrerebbe che non è sempre. Non è sempre scritto qualche parte in pietra, come diciamo in inglese, cioè non c'è, non siamo necessariamente sicuri che il genio sempre si fa conoscere, magari è possibile che il genio non si fa conoscere
se le condizioni non sono giuste per quel tipo di genio. Anche se i geni, i grandi geni, hanno una grandissima capacità di adattarsi alle esigenze del momento, questo vediamo spesso. Però, per esempio, se torniamo anche a Rinascimento, cioè in un ambiente che voi conoscete molto bene, un artista come Perugino, che sembrava all'inizio della carriera essere veramente tra i primissimi dell'Europa, poi praticamente scompare. Perché dopo quello che succede con Leonardo e il cambio dei gusti nel mezzo del Rinascimento, Perugino, che non è capace o non vuole adattarsi alle mode nuove, praticamente viene subito fuori moda e non trova più chi vuole pagare per le sue cose. E questo può capitare, e certamente è capitato tante volte. Difatti, se prendiamo un caso molto vicino a Chopin, perché è esattamente contemporaneo, nella stessa città abbiamo il caso di Rossini. Rossini, che è un caso molto famoso, di un artista che aveva un successo strepitosissimo, era nel suo mondo il numero uno assoluto, già molto giovane, a 25 anni, scrive 2 o 3 opere all'anno, un'attività frenetica, va avanti così, arriva a Parigi, va a Parigi, perché praticamente aveva esausto le possibilità professionali in Italia, e Parigi ormai il centro, il cuore che attira tutti, anche Chopin e anche Liszt e tanti altri. Arriva lì, un po' prima di Chopin, anche 4-5 anni prima, scrive ancora, fa 2 o 3 versioni nuove di 2 o 3 opere già scritte, in versioni francesi, poi capisce quello che comincia a essere la moda in Francia per l'opera, che era Grand Opéra, un'opera molto più spettacolare, con gesti più grandi, con un altro tipo di opera, un'altra concezione dell'opera di quella napoletana che lui aveva scritto in precedenza, o delle commedie che aveva scritto in precedenze. Scrive un esempio, Guillaume Tell, o Guillaume Tell, e poi all'età di 30. 30, appena 30 anni praticamente, smette di scrivere, vive ancora 40 anni e fa una specie di finzione che non scrive più perché non ha più bisogno di soldi, perché ormai vuole godersi la vita, eccetera, che ovviamente è completamente falso. Non scrive più, non si sa perché non scriveva più, perché aveva un blocco terribile, perché era angosciato di tante cose. Non possiamo sapere, ma quello che possiamo sapere forse è che non scriveva più perché non si sentiva più a suo agio nel mondo nel cui si trovava. Non poteva, alla sua posizione altissima, o non si sentiva capace di tornare indietro in Italia e ricominciare a scrivere opere nel linguaggio dove lui magari si sentiva a suo agio, però non si sentiva di andare avanti nel mondo di Grand Opéra che trovava a Parigi, e quindi ha smesso di scrivere. Questa sarebbe una spiegazione. Quindi, per far capire quanto è importante questa unione tra società e artista. Questa società, poi, che Chopin trovò a Parigi, era una società in gran parte di quello che in francese si chiamano nouveaux riches, arrivisti, gente che aveva fatto fortuna in gran parte durante gli anni della rivoluzione o subito dopo. Era anche una società piena di immigrati, e immigrati in parte come Chopin, che andavano via di paesi più provinciali o più dove c'erano difficoltà politiche, però anche un altro tipo di immigrate. Un caso clamoroso sarebbe la famiglia Rothschild, che erano ebrei tedeschi, liberati dai ghetti da Napoleone, che aveva abolito i ghetti in Italia anche. Poi sono stati ristabiliti però dopo, per non tanti anni, e in Germania poi alcuni di questi ebrei liberati dai ghetti si sono arricchiti o hanno fatto fortuna in altri domini, come la famiglia di Mendelssohn, il nonno di Mendelssohn, che ha stabilito una nuova praticamente setta ebraica, e poi Mendelssohn nella cultura. E certi di queste persone, non solo ebrei, ma certi di queste persone andavano a Parigi perché Parigi ormai era diventata una società dove era meno importante da dove venivi. Innanzitutto, se riuscivi a sposare qualcuno di una vecchia famiglia aristocratica, purché tu avessi tanti soldi. Una società un po' come l'America ora.
una società dove non facevano troppe domande dei tuoi origini, se avevi il bon ton, sapevi fare tutto come si deve fare, eccetera. Una società così in grande transizione, si potrebbe dire. Poi certi altri fattori hanno avuto un'influenza molto positiva sul sviluppo di questa società borghese e di salotto. Uno è che lo Stato francese, dopo l'epoca napoleonica, non pagava più per la musica. Questo è un fenomeno un po' particolare. La musica in Francia, stranamente, che era stato molto nell'epoca innanzitutto napoleonica, ma anche prima nel Settecento, se pensiamo a Giambattista Lulli, eccetera, eccetera, che erano veramente compositori protetti in tutti i sensi dal re in persona, nel caso di Lulli. Il governo francese era diventato un governo. Sai, mi piace moltissimo l'immagine del nuovo re francese, stabilito nel 30, questo Louis Philippe, che si fece il ritratto in una specie di costume da uomo d'affare con l'ombrello, anziché cosa sarebbe, come si chiama in italiano, la spada ufficiale o qualcosa, proprio con un ombrello in mano, proprio l'immagine del re borghese, insomma. Era un po' un'immagine di questa nuova società parigina. È una società dove questi ricchi, spesso, come dicevo, gente che da poco aveva acquistato questa ricchezza, volevano far brillare questa nuova ricchezza, questa nuova potenza anche politica, e una delle maniere era di stabilire questi salotti dove praticamente tutte le sere gente più o meno brillanti veniva per mangiare, per chiacchierare, per flirtare, corteggiare, per farsi vedere e per ascoltare musica. La musica poi era per quella società veramente una presenza sine qua non, c'era quasi sempre comunque musica. E questa stessa società che già cominciò in questo periodo, dopo 1830, vediamo ancora nell'epoca di Proust, quello che descrive 50 anni dopo e quello nel cui lui viveva 60 anni dopo, e che ancora fino alla Prima Guerra Mondiale era veramente la cultura musicale francese. Innanzitutto a Parigi, quella proprio del salotto, e un po' a differenza delle altre città, innanzitutto in Europa. Stranamente la cultura musicale americana, in parte, una parte era uno sviluppo di quella tedesca, innanzitutto quella orchestrale, l'importanza dell'orchestra, che non c'era a Parigi, c'era prima, ma poi andava verso una decadenza, però in molte città dell'America c'era anche questa società di salotto, che quasi mi riconosco quando leggo Proust o quando leggo le descrizioni di Chopin. Era una società anche molto superficiale, molto basata su apparenze, cioè di gente spesso abbastanza rozza di persona, e che invitava e pagava per farsi brillanti, per farsi dare un senso, una superficie di cultura che forse non avevano in verità, però che poteva fare anche molto comodo a certi artisti, come Chopin, perché dava a loro, a parte possibilità economiche, perché qualche volta pagavano per le composizioni, per Chopin erano importanti economiche innanzitutto perché da lì che venivano i suoi allievi. Chopin viveva in parte dalle sue composizioni, di quello che gli davano gli editori. E gli editori gli davano questi soldi perché lui era famoso in questo mondo, quindi c'era anche lì l'importanza della società. Però innanzitutto era proprio di quelle società che venivano i suoi allievi, e gli allievi di Chopin erano per la stra maggior parte femmine di buone famiglie dei salotti di Parigi, che pagavano d'oro, che pagavano carissimo per studiare con Chopin, che facevano 4-5 volte lezione la settimana. E quindi per Chopin era anche. E poi una maniera come vedremo, che gli andava molto bene, cioè lui si trovava molto molto bene in questa società. Era una società così superficiale, dove c'era la ricerca della grande emozione. La grande emozione però non troppo, che non avrebbe scombussolato troppo, cioè non l'isteria, non grandi scenate, ma la grande emozione convenabile, la grande emozione
in misura giusta per il salotto, per, cioè in piccolo. C'era, piaceva molto l'esotico, anche lì, non troppo esotico, l'esotico nella misura giusta. Non è, sotto molti riguardi, una società molto pregevole, però aveva certamente certi pregi. Se prendiamo il caso di Liszt, come facevo anche a Trieri, per capire meglio Chopin come paragone, vediamo che questa è anche una società che Liszt conobbe a Parigi, Liszt, praticamente coetaneo con Chopin, e che fra molto poco Liszt lasciava. Liszt non rimase contento o soddisfatto di queste società. E secondo me, per almeno due motivi. E tutti e due i motivi sono interessanti in quel che ci fa capire di Chopin. Un motivo era perché Liszt aveva bisogno proprio di questa adorazione della folla, cioè voleva la folla, voleva queste isterie della folla, gli piaceva tutte queste persone che non conosce, cioè le persone che magari vedevano, si vedevano tutte le sere nelle stesse case, nei stessi palazzi, non avrebbero fatto queste scene enormi che svenivano quando suonava, che buttavano praticamente le chiavi di camera dell'albergo, tutte quelle cose che piaceva a Liszt, erano cose impossibili in questi salotti, dove il comportamento era sempre di un certo tipo, insomma, era molto più borghese, insomma. E quindi questo da una parte. Dall'altra parte, che è completamente diverso, Liszt era troppo idealista per questi salotti. Credo che quasi fin dall'inizio Liszt si sentiva a disagio per l'aspetto commerciale, materiale, materialista, proprio superficiale. Non è per caso che Liszt, proprio dopo 2 o 3 anni di questa vita, si innamorò di Lamartine e di Lamennais, questi due filosofi mistici cattolici francesi, e che divenne sempre più mistico e al tempo stesso sempre più impegnato politicamente, che scrisse quel pezzo in sostegno dello sciopero dei lavoratori a Lyon, eccetera, eccetera, che lì poi dopo è sempre più impegnato politicamente anche per l'Ungheria. Invece nei salotti un po' di idealismo, cioè Chopin che piangeva un po' la sua povera patria, Polonia oppressa, poteva andare benissimo, anche così era anche un tocco di esotico e un tocco anche di bello, insomma. Però non troppo, perché, perché era gente che con troppo idealismo magari sarebbe stato costretto a guardarsi nello specchio, e quello che avrebbero visto nello specchio forse non sarebbe piaciuto tanto, proprio negli occhi dell'idealismo. Quindi è una società che non soddisfece Liszt, e non avrebbe soddisfatto per esempio Schumann neanche tanto, non era il caso perché lui era in Germania. Ma per Chopin andava bene, Chopin amava uscire tutte le sere, amava vestirsi molto bene, e amava, e secondo me questo è anche importante per conoscerlo meglio, amava molta compagnia allegra, con buone maniere, dove si mangiava bene, dove si vestiva bene, dove non c'erano forti odori sgradevoli, avvenimenti sgradevoli, gente che gridava o ubriaca, eccetera, tutto molto bene. Gli piaceva la compagnia, non era un solitario, però gli piaceva anche mantenere certe forme, certe distanze, eccetera. Chopin in questo senso è abbastanza aristocratico, non aristocratico nel senso delle vecchie aristocrazie, ma aristocratico nel senso che usiamo spesso oggi noi, questo senso che non voleva dover trattare troppo la canaille, e proprio la canaille che piaceva molto a Liszt, anche perché trovava eccitante, o per motivi di idealismo trovava importante. Chopin, tutto sommato, questo non interessava. Chopin però, non quanto Liszt, però sempre aveva bisogno di compagnia intellettuale. Anche se Chopin non era uno a cui piaceva molto parlare dell'arte, del significato dell'arte, molto di rado lui parlava così, magari ascoltava qualche volta, però gli piaceva avere anche certi compagni del suo livello, o più o meno del suo livello. Però, e questo c'era,
Perché anche c'era altri musicisti, a parte Liszt all'inizio, c'era Meyerbeer, c'era Hiller, Herz, Kalkbrenner, tanti altri che noi oggi non conosciamo, c'era Berlioz, per cui Chopin aveva poco rispetto, ma che rispettava moltissimo Chopin. Un caso abbastanza comune, devo dire. Esattamente il contrario con Liszt. Se vi ricordate, tante volte Liszt ammirava moltissimo un artista e faceva di tutto per servirlo, per farlo conoscere, per suonare le sue cose, per far suonare le sue cose, per veramente anche con qualche volta grandi sacrifici personali. Invece quelle persone, spesso anche quelli che avevano ricevuto di più da Liszt, tipo Schumann, lo disprezzavano e anche ne parlavano e ne scrivevano qualche volta molto male. Chopin è un po' il contrario. Chopin praticamente non parlava mai bene di nessuno, al di fuori di Bach e Mozart, di cui era molto facile parlare bene perché erano morti. Invece tutti parlavano bene di lui, e quelli che parlavano il meglio di lui, come Liszt e anche Schumann e tanti altri, lui non diceva mai niente di male, cioè era molto riservato. Però Chopin aveva una grande specialità in società, insomma, una delle cose che più piaceva in società. Chopin pare che fosse un imitatore fantastico, fantastico, imitava tutti. E con quel poco di disprezzo, quel poco di malizia che ci vuole, non troppo, cioè non, per non offendere mai nessuno, cioè non era mai offensivo, ma adorava per esempio imitare Liszt al pianoforte o Schumann al pianoforte, o altri che oggi non consideriamo più, e così probabilmente anche è una maniera per mettere un po' di distanza, anche, cioè per staccarsi un po' dalla folla. Ovviamente questo contatto con questa società, che era importante per Chopin per motivi sociali e per motivi economici, condizionava anche un po' quello che lui scriveva. E condizionava secondo me, in maniere concrete e poi in maniere meno concrete. Concrete era certamente un incoraggiamento per Chopin di scrivere per pianoforte solo, o al massimo di scrivere forse pianoforte e voce, perché nei salotti non c'erano orchestre, non c'era non era la cultura dell'opera, dell'orchestra, della sinfonia, era la cultura della musica intima, e pianoforte c'era comunque sempre, anzi, sarebbe stata una condizione per Chopin di frequentare un certo ambiente che ci fosse un buon pianoforte, probabilmente un pianoforte Pleyel, che era il suo pianoforte. Era poi anche un ambiente dove bisognava scrivere pezzi commoventi con emozioni piuttosto facili, che piacevoli, cioè cose non troppo scioccanti. Anche cose non troppo lunghe, probabilmente non doveva superare i 11-12 minuti un pezzo, perché sennò poi la gente magari voleva chiacchierare, insomma, aspettarsi che una compagnia di bella gente e una bella società parigina che stessero silenziosi per più di 10 minuti, insomma, era un po' troppo pretendere. Quindi anche pezzi piuttosto brevi, intimi, piacevoli, gradevoli, espressivi, ma non troppo scioccanti, esotico ma non troppo neanche, insomma tutto questo. E che con un compositore minore, e ce n'erano tanti di quelli minori, tipo Heller sarebbe un compositore perfetto per queste società, sarebbe stato anche un posto dove si poteva scrivere centinaia di pezzi insignificanti, completamente insignificanti. Chopin invece in quella stessa ambiente scriveva tanti capolavori. Perché lui aveva un altro aspetto che trovava anche per lui soddisfacente in questo ambiente. Chopin era il tipo di artista molto alla vecchia in questo, cioè molto più come gli artisti dell'epoca barocca, o anche prima, dell'epoca del Rinascimento, di quelli che soli soli, o magari con qualche collega, faceva tante belle cose artistiche, anche di grande, grandissimo raffinamento e di complicazione, che nessuno avrebbe, o almeno nessuno del loro pubblico, si sarebbe mai accorto. Perché amavano questo lavoro dell'artista in privato, in intimo, cioè per sé, un po'
questo senso dell'arte assoluta, se vogliamo, della musica come un'arte che esiste in sé per sé, e che qualcuno che aveva un valore in sé, che non doveva prescindere proprio da se il pubblico era veramente in grado di apprezzare. Sembra molto strano, per me, per esempio, per molti di noi, che qualcuno avesse potuto scrivere certe opere che sono semplicemente tra i grandi capolavori della storia della musica, dello spirito umano, per forse un pubblico che consisteva quasi esclusivamente di gente molto, non dico rozza, ma certamente superficiale, forse qualcuno che apprezzava, e che non trovava molto frustrante. Ma non era così per Chopin. Chopin sì, con i suoi allievi, con Delacroix, per esempio, con il pittore, con Alfred de Musset, con George Sand, anche se lei probabilmente non capiva molto bene la musica, poteva trovare certe persone che avrebbero capito meglio. Ma in genere non abbiamo il senso che questo influenzasse molto Chopin, il fatto che quel pubblico per cui scriveva non avrebbe capito tutte queste raffinatezze, o che non avrebbero potuto forse neanche distinguere tra il genio enorme di Chopin e il talento modesto di Stephen Heller, per esempio, di tanti altri, che anche erano i compositori di questa società. E devo dire che questo si fa vedere anche quando, un po' dopo, quando Chopin si mette in rapporto intimo con George Sand, e comincia a frequentare, non lascia del tutto mai questa società dei salotti, ma comincia a frequentare anche più la società che frequentava lei, che sono sempre salotti, ma sono i salotti artistici, meno i salotti della borghesia. E metto artistici così, tra virgolette, perché qualche volta non erano tutti grandi artisti, erano gente che si chiamava artista. Però lì c'era certamente molto più idealismo, sempre tante cause, che Chopin quasi sempre prendeva in giro, o prendeva con grande cinismo, con grande disinvoltura, come se, insomma, come un uomo del mondo che ha tutto visto e non ha grandi speranze di questo tipo. Però, ciò nonostante, il periodo di George Sand e la società che lei praticamente coinvolgeva Chopin, in cui coinvolgeva Chopin, ebbe un'influenza anche sulle sue creazioni, e che in questo periodo vediamo sempre pezzi per pianoforte, ma certi pezzi molto più estesi, più lunghi e certamente molto più impegnati. E difatti, per esempio, nel quarto programma, che è un programma quasi solo di veri, propri capolavori, capolavori più, come dire, capitali, insomma, sono pezzi che non sono veramente dai salotti di Parigi, che non stanno del tutto in questo mondo. Però Chopin non abbandonò mai questo mondo, e dopo la rottura con George Sand, fino a un certo punto ci tornò. E difatti certi pezzi, certi tipi di pezzi, che sono e che ci saranno molto nel programma di domani, sono generi che lui più o meno ha abbandonato durante il periodo che George Sand, e che poi alla fine della vita, che è così breve come era, poi è tornato, per esempio, improvviso, o valzer. Notturni è un po' diverso, perché quello che succede con i notturni non è che Chopin abbandona i notturni, non ha mai abbandonato i notturni, sono i notturni stessi che cambiano un po' forma, che sono i notturni che abbandonano un po' il salotto, non che Chopin abbandona i notturni, che i notturni dopo un certo punto della vita diventano sempre meno pezzi da salotto e più altri tipi, non solo un altro tipo, ma altri tipi di pezzi. E la stessa cosa più o meno con le mazurche. Ma non perdono mai completamente questo carattere di musica di salotto. Chopin poi probabilmente amava un po', e Chopin questo personaggio così diffidente, così riservato, anche forse arrogante, amava la distanza, cioè la superficialità della società, forse gli andava anche bene, ci trovava, è un rapporto molto strano, molto complicato, perché un uomo che ovviamente aveva
sentimenti, emozioni, idee così profondi, poteva anche gestire una vita esterna così superficiale o così mondana, in un senso che forse noi oggi non potremmo valutare nel senso del tutto giusto. L'unica altra cosa di cui vorrei parlare prima di arrivare al programma stesso è che da questa società, da questi salotti, venivano anche i suoi allievi. E vorrei parlare un attimo di Chopin come professore di pianoforte, perché anche quello ci rivela molto sul carattere di Chopin come artista. Innanzitutto qui possiamo fare il paragone con Liszt, perché Liszt, come vi ricordate, divenne poi un professore di pianoforte importantissimo, che Liszt ha un vantaggio enorme ha avuto su Chopin, che Liszt è morto a 75 anni e Chopin a 39. Quindi questo ovviamente crea un abisso di differenze. Liszt ebbe il tempo e le occasioni di creare tutta una grande scuola di pianoforte e che si può dire che quasi tutti i grandi pianisti del tardo 800, inizio 900 furono allievi di Liszt o furono allievi di Liszt. Liszt poi ha creato tutto questo gruppo di allievi molto idealisti, molto attaccati a lui, non solo come professore di pianoforte, ma come simbolo artista della novità nella musica, della rivoluzione musicale, di tante cose, insomma. Chopin invece quasi aveva praticamente nessun allievo che dopo fece una grande carriera. Mikuli, Herz, aveva qualche allievo che ha fatto una certa carriera. Innanzitutto carriera come ex allievo di Chopin, in gran parte, come editore della musica di Chopin, in gran parte, difatti. E anche fine della sua vita, la maggior parte dei suoi allievi erano signorine o signore di buona famiglia che pagavano molto caro per avere lezioni col famoso Chopin. Al tempo stesso, Chopin forse si apriva culturalmente più agli allievi che a chiunque altro. Cioè questo amore quasi fanatico per Bach e per Mozart, questo senso molto classico della musica e delle arti in genere, e l'importanza delle proporzioni giuste, della polifonia, tutto questo abbiamo innanzitutto non dai suoi contatti con altri artisti, un pochettino con Delacroix, ma innanzitutto con i suoi allievi. Quindi è importante anche conoscere Chopin negli occhi dei suoi allievi, anche se molti di questi allievi non fecero mai grandi carriere, non erano grandi pianisti. Bene, andiamo al programma. Il primo gruppo di pezzi sono improvvisi, sono tre dei quattro improvvisi, e tutti e tre che Chopin fece pubblicare. Il quarto improvvisi, che in ordine cronologico è di gran lunga il primo, è quello molto famoso, la Fantaisie impromptu, che Chopin non fece pubblicare, difatti che fu pubblicato contrariamente al suo desiderio, come tante tante altre cose. Il titolo Improvvisi è più o meno un'invenzione di Chopin. È certamente un titolo molto da salotto, proprio dai salotti. Devo dire che secondo me Improvvisi non è una buona traduzione del titolo Impromptu in francese. Perché almeno se io capisco, forse è che io non capisco molto bene la parola improvviso, ma Impromptu non dà necessariamente l'idea di una cosa che lui ha improvvisato, quando lui si mette a pianoforte e si mette a improvvisare, è piuttosto una cosa che lui fa su un impulso del momento, cioè non una cosa che lui ha programmato di anticipo, che non è esattamente la stessa cosa di una cosa che è improvvisato, ma comunque sia, sono pezzi che dovrebbero dare l'impressione, no, se non di un'improvvisazione, almeno di una cosa quasi casuale, quasi fatto so così, al momento. Un aspetto molto particolare e anche curioso degli improvvisi è che si assomigliano moltissimo.
Per esempio, l'inizio del primo è pressoché identico all'inizio del terzo. Sono quasi le stesse note. La parte centrale del primo è quasi identico alla melodia del secondo. Sono le stesse note. La parte centrale della fantasia è Pontu. Anche lì sono le stesse note. E così via. È straordinario che praticamente sono come quattro visioni diverse dello stesso materiale, almeno fino a grande parte. Un aspetto importantissimo degli improvvisi. Che poi è importante in tutta la musica di Chopin, però è molto in evidenza qui, è quello che Chopin chiamava l'arabesca. E l'arabesca sarebbe una concezione di melodia, che non è una concezione di melodia contenuta con un fraseggio molto chiaro, tipo la cantilena italiana, ma un'idea che per Chopin viene dalla musica barocca, da Bach in particolare, che è una melodia quasi implicita, non esplicita, proprio che scorre con la frase musicale senza confini, senza contenute, senza un fraseggio chiaro, senza inizio o fine chiari, una specie di melodia eterna, un po' che anticipa quell'idea di Wagner, in un certo senso, e che per Chopin viene proprio da Bach, ispirata da Bach. Per esempio, se prendiamo l'inizio del primo impromptu, l'esempio che voi avete lì. Va avanti, è tutta melodia, è una melodia continua proprio nelle piccole note e anche in tutte, cioè in tutte e due mani. E anche lì, e lì è veramente, secondo me, probabilmente quello che interessava Chopin di più negli improvvisi, in questo tipo di musica. Voi sapete cos'è un'appoggiatura nella musica? L'appoggiatura è praticamente una dissonanza che passeggera sul battere o su un battere con enfasi. Per esempio, forse l'appoggiatura più famosa nella musica è la fine della Passione secondo San Matteo di Bach, che fa. E sarebbe anche appoggiatura se fosse. E tutti e due sono molto possibili. In tutta la musica barocca è un elemento molto. È un elemento che ha praticamente due funzioni. Uno è di dare un po' di spezie. Se la linea musicale è molto banale, se facciamo esattamente ha lo stesso contenuto musicale, armonico, però è più espressivo, più pungente, più piccante, più interessante. Però fa un'altra cosa che, a parte la banalità, è anche molto stabile, molto fisso, molto, non si muove, immobile. Invece già, tutte quelle cose a movimento. Cioè, e non dimentichiamo che in questa forma Chopin cerca questo arabesca, cioè una cosa continua, senza confine, una melodia continua. E così. Questo gioco continuo di dissonanze, appoggiature, dissonanze che non vengono mai risolte di maniera molto chiara. E anche questo ci porta sempre avanti, che crea anche questo senso di una linea sempre in flusso avanti, come proprio un fiume, perché una dissonanza ci porta alla prossima, ogni volta siamo portati avanti
col desiderio della risoluzione, che magari viene molto dopo. E tutto questo, stranamente, anche anticipa Wagner. Questo sarebbe un po' la rivoluzione wagneriana, di creare una linea musicale sempre in tensione, perché ogni dissonanza prepara una nuova dissonanza che prepara una nuova. E se sentiamo molto lentamente qui. È tutto così, insomma, è fatto così, è molto, molto dissonante. Invece è fatto. È bellissimo. E questo veramente un'invenzione, è molto originale, un'invenzione veramente chopiniana. Andiamo al secondo. La prima è la fantasia pointue, il primo improvviso e il terzo improvviso sono in forma molto semplice, ABA. Come tutto sommato, sarebbe anche giusto, se doveva suggerire un'improvvisazione, le improvvisazioni normalmente sono in forme molto, molto semplici, perché le complicazioni formali non si adattano. Vorrei però già sottolineare il fatto che questi pezzi non sono minimamente improvvisazioni. Devono dare l'impressione di qualcosa fatto sul momento, ma sono probabilmente frutto di moltissime ore di lavoro. Questo gioco continuo di dissonanze, eccetera, che è polifonia, polifonia solo a due voci, ma forse la polifonia più giusta, più vera è quella a due voci, è polifonia dell'altissimo livello. Come dice Charles Rosen, forse che ho già citato, che Chopin è forse il più grande polifonista della storia musicale dopo Bach, e questo tipo di polifonia non si fa a improvvisazione. Per far vedere un po' il tema della parte centrale, questo. Anche se è molto più lento, sostenuto, anche qui è una melodia un po' infinita, cioè che va sempre avanti, non si ferma, non ha confini molto chiari, cioè non è un'imitazione della cantilena tipica italiana, che sarà una melodia molto chiaramente formata, cioè con magari a quattro battute ben separate. Esattamente il contrario, per esempio, del tipo di melodie che Chopin utilizzerà nelle sue ballate o in tutti i suoi pezzi di carattere molto narrativo. Di questo parlerò nel prossimo appuntamento. Andiamo avanti. Un altro elemento, un elemento molto importante degli improvvisi, ma anche di quasi tutti i pezzi di Salotto, forse uno anche dei motivi perché Liszt non si trovava molto a genio nel Salotto. Il Salotto, mentre non era forse un posto per le grandi emozioni o per i grandi idealismi, eccetera, era un posto dove era molto importante, molto in vigore lo spirito, l'umorismo, quello che i francesi chiamano le clin d'œil, il petit commento ironico, l'ironia, e mentre Liszt o Schumann anche non hanno ironia e hanno poco umorismo, o se ce l'hanno è un umorismo abbastanza grossolano. Chopin è pieno di questo tipo di spirito e anche di ironia e di un umorismo molto fine, molto raffinato, molto. E quindi questo, un esempio di questo troviamo alla fine di questo questa è l'ultima pagina, anche sonoro magari dal capo pagina. Thank you.
come se non sapesse finire praticamente, insomma, se, uno che esita, è finito, no, il pezzo, varo avanti, non varo avanti, insomma, no, è un po' così, è molto spiritoso, con uno spirito molto fine e abbastanza ironico, un po' anche si prende se stesso in giro un po'. Andiamo poi al secondo improvviso, che è di gran lunga il più importante degli improvvisi, almeno il più lungo. Questo è un pezzo che Chopin ha molto lavorato e di cui non era molto insolito, perché non era molto sicuro del successo di questo pezzo. Difatti scrisse all'editore e anche disse a certi allievi che ci aveva messo molto, ma non era sicuro che funzionasse, che solo il tempo avrebbe verificato se il pezzo funzionasse. E questo perché Chopin normalmente ha le idee molto chiare per la forma. E in questo Chopin è forse più vicino a Mozart o a Bach che non a Beethoven o a Schumann, compositori che ricercano forme complicate, molto ricercate. Chopin preferisce le cose molto semplici proprio per quello che lui ha scritto, uno dei motivi perché ha scritto tante cose in forme di danza, perché le cose in forme di danza hanno una forma normalmente molto molto chiara, ABA, come gli improvvisi. Ma questo improvviso ha una forma strana, perché praticamente è come delle variazioni interrotte da un'idea completamente diversa, che praticamente non viene ripreso, che viene ripreso solo in parte o suggerito, evocato alla fine. Quindi è una forma molto irregolare. E la parte contrastante è molto, molto contrastante, quasi scioccante, quasi così diverso. Io avrei anche un motivo, una giustificazione, però rimane un pezzo molto strano formalmente. Non comincia con questa arabesca, comincia con una melodia molto simile alla parte centrale del primo improvviso e comincia con una delle grandi lunghe melodie di Chopin. Per me, veramente, siamo qui nel grande Chopin. Veramente, a parte la bellezza, è straordinariamente lunga. E questo ha in comune con gli altri improvvisi, cioè una melodia che non vuol mai completamente finire, che va sempre avanti. Poi c'è questo contrasto. Il contrasto, il prossimo esempio, comincia con un'idea che non, è molto diverso, però sembra quasi, almeno drammaticamente, continuo. Però se andiamo avanti, alla terza riga di questo esempio, abbiamo un'idea completamente diversa che sembra quasi una marcia. Che veramente uno potrebbe chiedersi, innanzitutto nel contesto del pezzo, cosa ci fa, perché c'è. E difatti non è del tutto giustificato e sarebbe probabilmente il motivo per
l'ansia di Chopin del successo o no del pezzo. Andiamo al prossimo. Io credo però che una giustificazione c'è proprio come contrasto per l'effetto che fa nel riprendere la melodia principale. Sarebbe un po' strano, però è certamente possibile, che questo passaggio esista proprio per mettere in evidenza il ritorno dell'inizio e che basta per quello. E qui abbiamo anche una delle modulazioni più straordinarie di Chopin e che ci porta non nella tonalità dell'origine, ma nella tonalità un semitono più basso, per poi fare ancora una modulazione che sarà nell'esempio seguente e ti chiederei di fare subito con me il passaggio degli esempi, che poi arriva al ritorno al tema e poi il tema che si apre proprio come un fiore e proprio ora nella forma dell'arabesca, che prende la forma dell'arabesca molto simile, anche se forse più bella ancora, da primo improvviso, con le due mani in contrapunto. Polifonico a due voci, e questo poi si apre di nuovo in una nuova variazione che sarà la pagina dopo, dove si apre in un passaggio di grande virtuosismo, però che non capita come virtuosismo, ma capita come un'altra apertura, cioè quasi necessario dal punto di vista emotivo di questa melodia. C'è un livello anatotale di questo passaggio che vorrei che non resisto. Anche se non giunge a me direttamente solo a terza voce, ma ho una grande amica che studiava, che passava molto tempo col grande Arthur Rubinstein verso la fine della sua vita, quando non suonava più, e passava i giorni a ascoltare musica da camera, opere, tutte le cose che non suonava, e dava qualche volta lezioni. E quella ragazza aveva la fortuna di stare moltissimo con lui negli ultimi anni della sua vita, che non suonava più in pubblico, e non suonava più. E un giorno aveva fatto 5-6 ore di lezioni su musica di Chopin, tra cui questo improvviso. E poi alla fine lei era sfinita e così uscì da casa per fare una passeggiata lì, Avenue Foch a Parigi. E tornò a casa verso sera e passava nel giardino della casa e dal giardino si vede, o si vedeva, non so se si vede più, il salotto di Rubinstein, dove c'era il pianoforte alla finestra e c'era il sipario chiuso, ma si vedeva perché era illuminata da dentro e c'era lui che si era messo al pianoforte e suonava, che non suonava più, suonava molto lentamente. Proprio sarà l'esempio seguente, quindi non avrete davanti a voi l'esempio, ma questo passaggio quando ritorna alla tonalità giusta, qui, e riprende la forma proprio di arabesca. Passaggio che è veramente, veramente da dare brividi, così bello, è che lui piangeva e aveva completamente le guance coperte di lacrime, che stava lì a piangere e suonare dopo una, due, tre, quattro, cinque volte questo passaggio, che è molto bello. Quindi suonerò dalla terza riga, dal primo esempio, e poi andrò un po' avanti. E comincio con questa modulazione stranissima, veramente molto strana, però nel contesto secondo me anche convincente. La modulazione è qui. Poco tornerà. Si apre. Ecco.
si apre ancora. Così via. È un passaggio veramente straordinario e meraviglioso questo passaggio. Io spero solo riuscire a darvi una metà dell'emozione che io risento suonandolo. Poi andiamo avanti. Dove siamo? Al prossimo improvviso. Il terzo improvviso è un po' una versione in piccola e abbastanza triste, anche qualcuno dice morbosa, delle idee delle due prime. Due primi improvvisi, sempre molto polifonico. E così via. È molto, diventa più polifonico ancora dopo. E quindi questi sono improvvisi, andiamo avanti. Poi andiamo ai notturni. Bene, i notturni ovviamente è una forma, il notturno, importantissimo per Chopin, che ne ha scritto 21, credo, no, sì, 21, e che sono tra le cose più caratteristiche e più amate dal pubblico e dai pianisti anche. I notturni derivano da una forma inventata da un certo compositore irlandese, John Field, come ho già accennato, che Chopin aveva sentito varie volte a Varsavia, perché Field per molti anni viveva in Russia. I notturni di Field, purtroppo non ho con me una copia per fare un esempio concreto, ma hanno certe cose in comune con i notturni di Chopin, innanzitutto i primi. Sono lenti ma non troppo, cioè un andante come tempo. Dovrebbero essere un'evocazione di cose notturne, della notte, e di cose notturne anche nel senso di amoretti, di parole sussurrate in privato, di carezze scambiate in segreto, sempre un po' decoroso, ma anche sensuale, ma non troppo, languido, forse più che sensuale. Poi Phil anche ha questa abitudine di, per creare, questo l'ha preso anche da Mozart, per creare la linea melodica, avrà nella mano sinistra quasi sempre arpeggi, cioè anziché fare e siamo più o meno lì a livello della musica, non è musicalmente è molto modesta, diciamo. Però Chopin ha preso tutti gli elementi superficiali di questa forma già da ragazzo, già ci sono tre notturni scritti in Polonia, quello che ho suonato ieri sera come bis. È un notturno del giovanissimo Chopin, che anche secondo me è un po' un guazzabuglio di frammenti di tante cose che lui stava componendo, perché ci sono citazioni di tre passaggi diversi del secondo concerto, che sarebbe il primo concerto veramente in ordine, e anche di due lieder di Chopin, di due canti di lieder che scriveva in quel momento. Quindi è un po' è una cosa che lui preparò come regalo per sua sorella, quindi una cosa anche in famiglia, no? Non è una cosa che lui volle che venisse pubblicato. Però a molti già è languido, è sensuale ma non troppo, è molto evocativo un po' di cose notturne, insomma, di questo. E così andiamo avanti nei notturni. Io suonerò i primi cinque notturni pubblicati da Chopin. Il primo gruppo opera 9, vediamo che la dedica è anche importante, a Camille Pleyel, quello che gli fa i pianoforti, quindi anche questo, cioè che sta in famiglia, anche questo è importante, perché questi pezzi avevano fin dall'inizio molto successo, e in questo vediamo veramente la somiglianza forte agli originali di Field, solo che musicalmente è infinitamente superiore. Vediamo qui anche
Chopin e con già questa capacità straordinaria di rendere l'effetto della voce pianisticamente, cioè ci sono certi trucchi suoi, la distanza tra le mani che aiuta molto a dare sonorità. Poi anche noteremo quanto meno qui mano sinistra sono arpeggi, ma sono già degli arpeggi più interessanti di quelli, non è solo ma e con questo movimento è più ondulante, più sensuale, se vogliamo, più sinuosa. E la mano destra invece è molto libera, su questa mano sinistra continua. Un tipo di melodia completamente diverso di quelle degli improvvisi. Qui una melodia molto più all'italiana, contenuta, con fraseggio molto chiaro, non una melodia continua, non certamente arabesca. Questo primo notturno, come la stra maggior parte dei notturni per tutta la vita di Chopin, è in forma ABA. E difatti, un problema, di questo primo notturno è che la parte B è molto lunga e ripetitiva. E il contrasto non è un contrasto forte, il contrasto è una cosa di sonorità, perché la melodia, la mano sinistra rimane sempre in arpeggi, invece la melodia ora è in ottave, è una cosa più, meno sensuale, un po' più statico, che comincia al terza riga, seconda battuta. Così via. E questo la, e poi torna con qualche piccola variante al primo tema. Andiamo al secondo notturno. Questo è famosissimo, era già molto, molto noto, molto popolare nella vita di Chopin. Era subito un grande successo, credo. Qui è una cosa interessante da notare, che solo il primo notturno avrà il basso tipico dei notturni in questi casi, cioè quello di arpeggi. Qui non abbiamo arpeggi, non avremo veri arpeggi in nessun altro di questi notturni. Ci sono altri notturni dopo, anche che avranno arpeggi molto più interessanti, complicati, ma cioè non è per Chopin una sine qua non per i notturni. Via. Questo notturno non ha parte centrale e questo secondo me è di tutti i notturni quello dove l'affinità con l'opera italiana, con la voce è più chiara. Qui è molto vicino a una cavatina di opera italiana, secondo me. E come nelle cavatine di opera italiane ci sono moltissime possibilità di imbellimenti, di decorazioni. Chopin ne dà qualcuno nell'edizione, ma ci sono varie edizioni di questo notturno che danno una varietà straordinaria di fioriture, di decorazioni, imbellimenti possibili. Qualche volta diventa addirittura irriconoscibile. Suonerò un pochettino, che non c'è perché non c'è scritto, un po' quello che è scritto è già leggermente imbellito. Suonerò quello che c'è scritto. In quest'altra versione diventa.
e così via, insomma, e tutto il notturno diventa così. E probabilmente si suonava un po' così, esattamente come i soprani, per esempio, aggiungevano tantissime note nelle cavettine anche dell'epoca. Se questo veramente aiuta il pezzo è un'altra cosa. Andiamo poi al terzo notturno. Il terzo notturno di gran lunga il più importante e più bello, secondo me, dell'opera 9. E così via. Qui abbiamo un aspetto molto diverso, perché non è più, è sensuale, è certamente anche accarezzevole, ma anche scherzando, dice Chopin. Scherzando forse non è la parola giusta, è civettando più che scherzando, però a questo aspetto qui anche per me è il salotto. Una cosa che vorrei segnalare di tutti questi tre però, che per quanti siano belle le melodie, non sono molto personali, cioè non hanno nessun aspetto che ci diciamo che Chopin ci parla proprio dal cuore. Sono molto belli, sono commoventi, sono molto gradevoli, ma qui questa è proprio musica da salotto anche in questo senso, e questo vedremo che in certi dei notturni successivi, questo, non in questo programma, ma in quelli anche di altri programmi del secondo gruppo di concerti, cambierà moltissimo, che i notturni diventano molto più fonte di un'espressione molto più personale, molto più intensa e più intima per lui, non intima in un senso generico di intimo. Questo notturno ha una parte centrale che introduce una nuova idea per le parti centrali, perché è in contrasto molto forte con l'inizio. È lì? Suonerò, sì, la terza riga. È completamente diverso, molto agitato, molto tempestoso, però a parte le qualità in sé, ha un certo vantaggio che quando il tema ritorna, questo ritorno dopo questa tempesta a questo mondo accarezzevole, civettando, sensuale, fa molto più effetto ancora. E quindi introduce, anche se molto leggermente, un elemento di narrativo, perché abbiamo il senso del tempo trascorso, che è già uno degli elementi del narrativo. Andiamo poi al quarto notturno. Qui abbiamo un passo in avanti come raffinatezza, direi, nei notturni di opera 15. Questi sono dedicati a Hiller, che è un suo collega, un altro compositore. Questo ha un po' l'aspetto, non è sensuale, è più quasi come una ninna nanna, come un berceuse 10 anni prima. Così. Qui, a parte, anche qui abbiamo un altro tipo di mano sinistra, varianti infinite per Chopin delle possibilità dell'accompagnamento. È una mano sinistra molto più attiva, qui c'è molto più polifonia, o almeno evocazione di possibilità polifoniche che non nei notturni precedenti. E qui anche abbiamo una linea melodica meno all'italiano, meno quadrata, meno misurata, va più. Se una frase ci porta direttamente nella prossima, nella prossima, nella prossima. È un po' più continua già, quindi è leggermente più lontano da questo modello della melodia alla cavatina italiana, di opera italiana. Anche qui la parte centrale è in grande contrasto.
tempestoso, cioè molto molto diverso. E anche qui, forse più ancora qui, il ritorno a questo tema così tranquillo, così diventa qualcosa di quasi di trascendentale. E poi il quinto notturno, un mio favorito, che anche Rubinstein suonava spessissimo come bis, è forse l'ideale del notturno salottiero di Chopin. È molto sensuale, molto, evoca molto bene le cose notturne. Così via, molto, molto sensuale, poi molto con tante fioriture, con tanti effetti anche vocali, però molto ben inserito nelle frasi, sempre abbastanza espressivo. Per esempio, se guardiamo su questa stessa pagina, la quarta riga. Sono molto belle e poi anche verso la fine saranno più belle ancora. Qui la parte centrale, che è il prossimo esempio, non è in grande contrasto, anzi sembra che esca direttamente dalla prima parte e crea molto più unità, perché praticamente dà l'effetto di un lungo crescendo che poi diminuisce e il punto finale del diminuendo è proprio il ritorno al tema. Quindi dà un'impressione non tanto di un ABA, ma di una forma arco. Seconda riga. E così via, c'è questo crescendo molto graduale. Bene. Ora torniamo al prossimo gruppo successivo, che sono, almeno non per l'ordine di programma, ma per l'ordine per stasera, che sono i valzer. I valzer sono ovviamente delle opere molto chiaramente salottieri per Chopin, anche perché il valzer come ballo era un ballo in quell'epoca ancora, un ballo da salotto. Forse bisognerebbe chiarire che per Chopin nel 1830 il valzer era ancora un ballo abbastanza nuovo e noi abbiamo un'idea del valzer come una danza molto formale, cioè proprio dalla grande corte. Invece per Chopin, per questa epoca, il valzer era una danza abbastanza nuova e considerato come molto osé, perché si ballava solo a due e proprio nelle braccia. Anzi, ci sono tante lettere di padri di famiglia che dicono alla figlia: mi raccomando, può ballare tutto ma niente valzer. Insomma, il valzer non si sapeva dove poteva andare a finire. Insomma. I valzer di Chopin non erano mai considerati come accompagnamenti di ballo, cioè non sono per ballare, anche se dopo hanno fatto quel balletto Le Sylphide, eccetera, ma questo non è Chopin, è solo la sua musica un po' abusata. Invece i valzer dovrebbero suggerire e evocare certi elementi non tanto solo della danza stessa, ma delle condizioni della danza. Per esempio la sala brillante, bella, il movimento di tante persone in vestiti eleganti, bellissimi, l'allegria della serata, la gioia della serata, o come vedremo forse anche la tristezza della serata. È tutto lì nei valzer di Chopin, molto più che non proprio la danza in sé. Il primo valzer, questo primo che fu scritto prima dell'arrivo a Parigi, poi rifatto, fu scritto a Vienna, probabilmente quando Chopin incontrò per la prima volta proprio il valzer. Thank you.
così via. A parte ovviamente l'esprit straordinario e lo slancio e tutto il resto, anche in un pezzo così di attrazione così facile, diciamo, è interessante vedere quanto già qui Chopin è un compositore che prende grande cura dell'unità strutturale del pezzo, che quest'idea delle ribattute che abbiamo all'inizio e abbiamo anche nella pagina successiva, non ce l'ho, ma non c'è bisogno. Per esempio, non hai più niente di questo valzer, è in tutto il valzer. Sempre questa idea delle note ribattute, che è un'idea molto, diciamo, anche quasi primitiva, però che vedremo molto sviluppato nei valzer successivi. Questo secondo valzer comincia, secondo me, probabilmente dopo il successo del primo, lui ha voluto cominciare il secondo con una introduzione che è abbastanza diversa dal resto, anche se con una parentela molto stretta, però che evoca il primo valzer, come se qualcuno non fossi sicuro che. Ah, no, 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 non è quello. Tutto questo è molto caratteristico dei valzer, questa gioia, questo slancio, questa eleganza. Però, per esempio, se notiamo quest'idea all'inizio della seconda pagina, del secondo esempio, è esattamente la rovescia dall'inizio. E quelle piccole cose che sono il fondamento dell'idea dell'unità musicale, cioè che Chopin anche, e che vedremo se continuiamo. Su questa la seconda pagina, cioè quell'esempio, alla quarta riga, con l'idea successiva, i valzer fino a questo punto sono più o meno quello che si potrebbe definire forma potpourri, tantissime cose che vengono un po' uno dopo l'altro e poi verso la fine ritorna quello originale. Ma qui abbiamo la terza idea. All'inizio è sempre questa stessa idea, sono sempre i varianti di questa stessa idea e anche così via per il resto del pezzo. Un elemento di questo pezzo che è particolarmente irresistibile è la coda, perché la coda qui Chopin veramente diventa un po' più brillante, ma anche molto molto spiritoso anche con grande slancio anche pianistico. Suonerò una battuta prima dell'inizio della pagina. E questo come una variazione libera, proprio su tutti i temi prima. Questa coda che come un'estensione è molto 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 allegra, molto bella. Passiamo al prossimo valzer. E qui abbiamo una cosa strana. Un valzer lento e triste. Così via. Questo valzer mi fa sempre pensare, se Chopin voleva dipingere,
proprio l'atmosfera dei valzer, dei ballo, delle occasioni quando si ballava un valzer. Questo sarebbe, non so come voi li chiamate in italiano, no, in inglese chiamiamo i fiori del muro. I fiori del muro sono quelle ragazze che nonostante magari il più bel vestito che abbiano avuto di vita, pieno di grandi speranze romantiche per la serata, rimangono triste, triste, sole, sole, contro il muro, aspettando un cavaliere che non viene mai. Sì, scusa? Grazie. Esattamente la stessa idea. È che non so, è questo valzer per me mi fa proprio, cioè non è forse una tristezza molto profonda, però è anche commovente nel suo genere. Questo valzer, se andiamo avanti al prossimo esempio, 31, sì, ha per me forse come un'estensione di questa melodia dell'inizio, un esempio delle possibilità di Chopin di estendere queste melodie. Per me questo è forse il più bel passaggio per violoncello mai scritto per pianoforte. Lunga, lunga, lunga melodia. Ecco, è veramente, suonerebbe benissimo il violoncello, secondo me. Andiamo avanti. Il prossimo valzer. Il prossimo valzer è uno che io suono molto spesso, anche come bis, l'ho già fatto, credo, proprio il primo programma, che è un valzer un po' interessante. Perché la mano destra non sembra, è in due, non in tre. Che dà un po' questa confusione, un po' questa, forse l'origine di questo, non si sa, ma un'origine di questo che Chopin sicuramente conosceva molto bene, è in quella scena famosa verso la fine del primo atto del Don Giovanni di Mozart, quando ci sono ben tre tipi di danze suonate allo stesso tempo, con tre bande diverse sulla scena, che Chopin sicuramente conosceva, e forse che qui lui evoca un po'. Qui abbiamo una novità per i valzer, che lui riprenderà per tutti quelli successivi praticamente. Un ritornello, cioè non è solo ormai un potpourri, è un potpourri con un ritornello di mezzo, che torna comunque, cioè A ritornello, B ritornello, C ritornello, D ritornello, A ritornello, e così. Che dà un po' di unione. Molto brillante, è molto ben scritto per pianoforte, è molto collegato con le idee del resto del pezzo. Cos'è il prossimo esempio che do? Per esempio, qui, il prossimo esempio, che sarebbe uno dei tanti episodi. È la rovescia del ritornello, cioè che è basato sul ritornello. Quindi anche qui Chopin ci tiene molto a questa unione organica molto, molto rigorosa. Nonostante che questi siano pezzi a prima vista superficiali da salotto, sotto c'è tutta la grande raffinatezza del compositore classico. Basta, poi andiamo all'ultimo valzer del programma, ancora un valzer, questa volta non esattamente un valzer lento, ma moderato e non tanto triste che sensuale. Questa è una composizione
di Chopin molto tardi, una delle ultime composizioni di questi ultimi valzer. Vedete anche la dedica alla signora Rothschild. Un ritorno, Chopin aveva lasciato c'era stata la rottura con George Sand, non è molto chiaro chi ha lasciato chi, si sono lasciati. E Chopin torna un po' alla vita ormai però molto malato, molto, molto debole, alla vita dei salotti e fa il momento di buona salute, fa questi tre valzer opera 64. Anche qui abbiamo il ritornello, sì, abbiamo l'esempio, e anche qui il ritornello è molto strettamente collegato con la melodia originale, anche qui la rovescia, difatti. Così via. Bene, ho finito con i valzer. Ora passiamo un attimo, proprio un attimo, a due pezzi molto caratteristici del Chopin salottiero, anche se non sono pezzi importanti, sono tutti e due abbastanza sciocchezzuole, però sono interessanti e fanno parte di un ritratto completo di Chopin. Il primo è il Bolero. L'unico pezzo spagnolo di Chopin. È interessante questo, a parte che è interessante perché è molto, molto salottiero, molto ironico e civettuolo alla volta, ma è un po' come se Chopin volesse fare. Lui che scrive tanta musica polacca che piace perché è esotica, si mette a scrivere in questo bolero e poi anche nella tarantella. Altre musiche esotiche, che sono esotiche pure per lui, insomma, non è perché Chopin non è mai, e non era andato in Spagna, lui è poi andato in Spagna quando è andato a Mallorca con George Sand, ma questo è abbastanza prima. È un pezzo un po' strano anche come composizione, perché c'è una lunga introduzione in due parti, e la seconda parte dell'introduzione ha veramente forse carattere più civettuolo, salottiero di tutto Chopin. Via. Non so esattamente quello che sarebbe qui l'elemento spagnolo, solo che sono frasi in tre battute, cosa per Chopin che è molto molto raro, e che forse per lui questo è spagnolo, che ogni frase dura tre battute anziché quattro o otto che sarebbe comune per Chopin. Andiamo avanti. Qui abbiamo il vero bolero, yam. Ora sono. Forse spagnolo, non lo so, c'è qualche spagnolo qui presente, però dovrebbe evocare. E qualcuno ha detto che questo ritmo fa pensare un po' alla polacca anche. Sì. Però questo non è certamente una polacca. C'è un episodio molto buffo che non c'è l'illustrazione, però che non. C'è un momento in questo pezzo quando abbiamo l'impressione che Chopin in persona arriva nel mezzo del bolero per fare una piccola apparizione. Non c'è l'esempio, ma suono. Come sembra quasi una cattiva imitazione di Chopin. Forse proprio quello è il desiderio. Passo all'altro pezzo, altro sciocchezzuolo esotico del programma, che è la Tarantella, che è un'opera abbastanza matura di Chopin, e che lui aveva come modello qui tarantelle di Rossini. E difatti, prima di pubblicare questo pezzo, Chopin andò a guardare due tarantelle di Rossini per essere sicuro che la notazione era giusta per una tarantella come si deve. E bisogna dire che qui
Sembra veramente una tarantella, però una tarantella insolitamente raffinata, armonicamente, come vedremo. Già questo, e dopo quando ci saranno sospensione, non è l'esempio che voi avete. Quello non da è troppo raffinato per essere una vera tarantella. Però ci sono già, per esempio, qui la quarta riga. Tutto quello è molto, insomma, si riconosce subito che questo deve essere una tarantella. Un altro esempio, se prossimo, dove vediamo Chopin troppo raffinato, se vogliamo, per essere troppo buon compositore. Se guardiamo anche questo passaggio, la quarta riga. C'è una sensualità e una raffinatezza nella voce interna armonica, questa che veramente Rossini non avrebbe fatto. Cioè, non, no, bene, ora passo all'opera più importante del programma, che sarà la terza ballata. Io parlerò delle ballate nel programma successivo, nel programma su Chopin e le forme narrative. Quindi dirò abbastanza poco di questa ballata, che però ho voluto mettere in questo programma perché è l'unica ballata, forse l'unica tra i pezzi cosiddetti principali, importanti di Chopin, che veramente si può vedere anche, guardare anche come un pezzo salottiero, ma un po' l'apoteosi dell'opera salottiera, un po'. Perché rimane sempre nell'espressione con buone maniere, un pezzo anche positivo, mentre le altre ballate finiscono tutti e tre più o meno nella disperazione completa, nell'abisso nero, insomma, che ovviamente sono emozioni che non stanno nel salotto, insomma, all'abisso nero proprio la gente magari non potrebbe mangiare e bere lo champagne con appetito, insomma, che non bisogna assolutamente scombussolare il buon umore. Questo pezzo, pur essendo bellissimo e anche importante, rimane nell'eleganza sensuale, le buone maniere del salotto. Però è anche un pezzo di raffinatezze straordinarie. Così via. Questa è l'unica ballata che non ha un'introduzione, anche una piccola nella seconda ballata, che comincia proprio medias res. Però ci sono, senza, non preferisco non andare nei particolari perché sta meglio nel prossimo appuntamento, come Chopin crea anche qui però il tono narrativo. Qui abbiamo già il senso di qualcuno che sta narrando qualcosa, raccontando qualcosa. Almeno due o tre aspetti particolari per questo. Però qui questa sensualità, questa eleganza, questa ballata dovrebbe essere, si dice, che è basata su un poema di Mickiewicz che si chiamerebbe Undine, che sarebbe la storia del Neat, come si chiama, lo spirito femminile del fiume. Ondina, Undine in polacco, Ondina, che seduce o non seduce, se dipende un po' dalla versione. Ci sono molti problemi. Prima che Mickiewicz non ha scritto Undine, questo sarebbe già un problema. È strano quante volte uno leggerà che la terza ballata è basata sull'Undine di Mickiewicz e lui non ha scritto Undine, ma va bene. Anche è strano perché io conosco tre versioni
della storia dell'Ondina. Nell'uno lei seduce l'uomo e lo annega. Uno, l'uomo la respinge e lei piange. E nel terzo c'è un po', si riconoscono che la cosa non può funzionare e tutti e due piangono. Sì, va bene, sì. Sì, va bene. Però in tutte le versioni la fine è triste. E invece la terza ballata, a differenza delle altre ballate e le altre opere narrative di Chopin, finisce in trionfo molto chiaro, anzi uno dei pochissimi pezzi di Chopin che finisce veramente in trionfo. Io non vedo come la storia dell'Ondina possa essere resa in versione trionfale. Quindi io avrei grandi dubbi sulla verità del fonte. Della storia. Chopin comunque non diceva. Andiamo al prossimo esempio, però nella parte centrale, non centrale, seconda parte, e vediamo un po' forse anche perché dicono Ondina, perché questo avrebbe molto un carattere di seduzione marittima, se vogliamo. Scrapa, pardon. Via. Quest'idea viene dall'ottavo, quindi anche qui abbiamo una straordinaria unità strutturale. Andiamo al prossimo. Il prossimo esempio è un esempio come Chopin, anche qui, un po' non esattamente la stessa cosa, ma analogo a quello che fa nel secondo improvviso, apre. E viene fuori un virtuosismo del tutto naturale, che viene proprio dal materiale, non è più un virtuosismo evidente, cioè quando un po' imitazione degli effetti dell'opera italiana, un virtuosismo più raffinato, più naturale, anche più musicale. Difficile smettere, insomma, è virtuoso, ma è anche molto bello. E non interrompe la scorrevolezza del narrativo, cioè che è molto continuo. L'ultimo esempio è per far vedere, c'è anche una sezione nel minore che aiuta anche a creare il senso di trionfo col ritorno del maggiore alla fine, però anche crea, questo è Chopin, maestro anche di senso di forma, di parallele, di proporzioni, di equilibrio, è praticamente una versione per la mano sinistra di quello che abbiamo sentito prima con la mano destra, cioè come un'apertura di linea melodica veloce. Che crea un bellissimo equilibrio un po' per la parte centrale del pezzo, che è quello maggiore per la mano destra e poi quello minore per la mano sinistra. Bene, ho finito con Chopin nei salotti di Parigi. Però, ora tocca a voi, se c'è qualcuno di voi che vorrebbe farmi qualche domanda, sono qui pronto a rispondere. Per la prima volta ci sarà silenzio totale, nessuno ha niente da dire sui salotti di Parigi. Va bene. Sì, finalmente c'è. Lui mi salva sempre quando non. Grazie. Ora dovrà pensare a cosa dire, però.
Una era riferita alla lezione della volta scorsa, che non ho fatto tempo a chiederglielo, cioè il legame tra i preludi di Bach e quelli di Chopin. Poi l'altra cosa, pensavo, siccome ha parlato di imitazione, cioè che Chopin imitava altri compositori come Schumann e Liszt, di fatto era una cosa un po' reciproca, visto che anche Schumann nel Carnaval ha fatto la maschera a Chopin. E quindi Sì. volevo sapere No, no, questa. no, no, questo, anzi, è interessante, l'esempio del Schumann che imita Chopin nel Carnaval, è probabilmente una risposta a Chopin che imitava Schumann. Devo dire che è un bel pezzo il Chopin nel Carnaval di Schumann, ma non è molto chopiniano, cioè imita la mano sinistra con gli arpeggi, Un ma po' non simile potrebbe, all'andante, però, sì, però l'esplanando. insomma, non Non potrebbe confondere un ascoltatore che, insomma, non dimostra una conoscenza molto profonda dello stile chopiniano, secondo me, anche se è un bel pezzo. Però forse è una risposta a Chopin che imitava. Chopin però non ha mai. Chopin fa un'auto-imitazione nel bolero, ma non credo che Chopin abbia imitato altri compositori, a parte compositori di opera italiana, da Chopin giovane, nelle sue composizioni. Per tornare all'argomento dei preludi, come Chopin vuole. Innanzitutto, io credo che Chopin pensasse che Bach volesse dare in ogni preludio del clavicembalo una visione della tonalità. A parte le altre qualità che possono avere, che questo è do maggiore, questo è fa diesis maggiore, questo è mi bemolle maggiore, insomma, come la qualità stessa della tonalità. Ovviamente sappiamo che obiettivamente le tonalità, a parte la differenza tra maggiore e minore, non hanno qualità, è una cosa da tutto soggettivo. Però che fa parte della storia della musica, cioè della tradizione della storia della musica, che le tonalità diventano impregnate di certe. Certi collegamenti anche ormai universali, per esempio per compositori dell'Ottocento, Settecento innanzitutto, Re maggiore non poteva non essere brillante e marziale, perché c'era lì comunque l'associazione con le corde aperte dei violini e innanzitutto le trombe, che c'erano comunque sempre in composizione in quella tonalità, o Fa maggiore con un ambiente pastorale, perché le corde di caccia erano in Fa. E quindi tutto quello della caccia, della foresta, di scene bucoliche, eccetera, eccetera. Quindi quel tipo di associazione. Però la sfida per Chopin è di farlo molto, molto in breve, cioè di dare una visione della tonalità, ma come un'occhiata solo. E questa è la sfida per Chopin compositore e anche per noi pianisti, che dobbiamo. La difficoltà dei preludi, a parte le difficoltà proprio tecniche in sé, è che tu devi fare subito, se no è già finito. Non hai neanche, persino negli studi, se il primo passaggio va male c'è sempre il secondo a riperarlo, ma nel preludio spesso non c'è neanche un secondo, che se va male va tutto male e basta. Quindi c'è questo senso di ora o mai nei preludi. Un altro? O abbiamo finito? Qualche commento sul programma di ieri sera? Anche questo è lecito. Innanzitutto se non mi fate troppo male, ma questo. I preludi di ieri sera, maestro, erano veramente una cosa fantastica. Grazie. Proprio. Ma questo non l'ho fatto per scari, per i complimenti, No. grazie però. Allora, Grazie. questo va detto, perché proprio credo che Grazie. Comunque, era. il programma di ieri è il tipo di programma che ormai non faccio più molto volentieri. Sono molto contento di arrivare. Nel secondo gruppo dei programmi, perché nel secondo gruppo, quarto, quinto, sesto programmi, avremo molto più, cioè i grandi pezzi di Chopin, le altre ballate, gli altri scherzi, le due sonate, la fantasia, la barcarola, fantasia polacca, cioè non è che ci saranno anche dei notturni e delle mazurche. Chopin è grande anche nei piccoli pezzi, come ho visto anche stasera, che le raffinatezze straordinarie nei compositori anche nei valzer, nei pezzi proprio da salotto. Però sotto cui mi guardi per il pianista, per chi suona, è più facile, anche nei pezzi difficili, suonare i pezzi di grande slancio, di una certa durata,
dove uno può anche tuffarsi dentro e perdersi, anziché in uno studio, un preludio che è tutto lì, insomma, che è uno si sente abbastanza nudo e molto, molto esposto. Insomma. È stranamente molto meno un pezzo come una ballata, meno ancora una sonata. Però vi confesso, per quanto un programma come ieri mi faccia paura, mi faceva più paura ancora quando dovevo suonare il Hammerklavier nelle integrali di sonate di Beethoven. Quello sempre batte per me personalmente tutti i record di paura. Il Hammerklavier mi fa più paura di qualsiasi altra cosa. E con questo forse abbiamo finito. O c'è di là. Maestro, io vorrei chiederle cosa pensa di un confronto tecnico tra gli studi di Chopin e gli studi di Liszt. Vorrei da lei sapere quali lei come pianista ritiene complessivamente più difficili, perché lei sa benissimo che ci sono stati grandissimi pianisti che hanno inciso pochi studi di Chopin, ad esempio basta citare Horowitz, che aveva il repertorio, o persino Rubinstein, e lo stesso anche Michelangeli ha registrato poco, quindi vorrei conoscere il suo parere. No, è interessante, direi, quello ovviamente è un confronto in un certo senso impossibile dire che uno è più difficile dell'altro, perché sono difficoltà diverse. Solo da tenere presente che gli studi di Liszt sono successivi, cioè i veri studi di Liszt, a quelli di Chopin, e una cosa di cui non ho parlato, parlando dei studi di Chopin, è quanto a Chopin, come a Liszt, la personalità e l'arrivo di Paganini aveva fatto un'impressione. Chopin aveva sentito Paganini a Varsavia, anche prima di arrivare e probabilmente l'arrivo di Paganini a Varsavia diede a Chopin l'idea originale di scrivere gli studi. Questo a parte, non è una cosa che avrei dovuto dire altri ieri che mi sono dimenticato di dire. Secondo me, gli studi di Liszt, in un senso, sono più tradizionali di quelli di Chopin. I problemi tecnici che affrontano sono problemi, anche se più raffinati, più difficili, più complicati, sono più nella visione pianistica universale. Mentre spesso gli studi di Chopin presentano veramente cose nuove per il pianoforte. Anche se prendiamo il più difficile, forse, il più bello, forse, di tutti gli studi di Liszt, un pezzo come Feu-Follet. Feu-Follet è uno studio come tanti, solo più complicato, più bello, più difficile, più raffinato, però l'idea è un'idea pianistica che esiste già, solo che Liszt tipicamente va molto oltre. Invece il primo studio di Chopin, per esempio, apre completamente un nuovo universo pianistico, cioè che è una nuova visione proprio del pianoforte. Liszt apre il pianoforte nel senso che è una grande estensione delle possibilità del pianoforte, e il pianoforte verso effetti orchestrali, tutto lì. Ma Chopin proprio nella tecnica fa cose proprio nuove. Quindi in un certo senso gli studi di Chopin sono più innovatori di quelli di Liszt, proprio pianisticamente. Gli studi di Liszt sono più faticosi di quelli di Chopin, sono più lunghi, sono anche fisicamente più faticosi. Fare i 12 studi di Liszt è come proprio fatica di energia, più faticoso che di suonare i 24 studi di Chopin, se parliamo degli studi trascendentali ora, ci sono anche gli altri studi di Liszt. Ma non so se sono più difficili. Poi, gli studi di Chopin, con forse due o tre eccezioni, anche hanno una difficoltà molto evidente, un po' come Mozart, nel senso che se stecchi tutti lo sanno. Invece negli studi di Liszt spesso un bel uso del pedale con un certo artificio si può nascondere tante cose, quindi anche lì. Quindi non è facile dire quale è più difficile, sono difficili, però bisogna dire anche questo, che molti grandi pianisti del passato, quasi tutti grandi, con l'eccezione, che io sappia, di Busoni, nessun grande pianista, Busoni e Anton Rubinstein, sono due grandi pianisti del passato che hanno suonato tutti gli studi di Chopin, anche in pubblico. Ma Brailovsky, che non era un grande pianista, però che ha suonato tutti gli studi di Chopin, probabilmente molto male in pubblico. Mentre anche meno pianisti hanno suonato tutti gli studi di Liszt in pubblico. Però
con un, è un po' diverso la cosa, perché gli studi di Chopin comunque da tutti, da quando sono stati pubblicati nel 1830 qualcosa, furono da tutti riconosciuti come un sine qua non per la tecnica pianistica, che tutti dovevano studiarli e suonarli, tutti che avevano pretese di essere pianisti importanti, magari non si suonava in pubblico, ma si studiava comunque. Mentre gli studi di Liszt venivano considerati come pezzi interessanti più o meno non suonabili, cioè che non venivano neanche studiati da molti, non facevano parte. Quindi è interessante riconoscere che mentre tutti studiavano o dovevano studiare gli studi di Chopin, non avevano il coraggio di suonare in pubblico. Mentre con quelli di lì si poteva solo dire che ah, quelli non li ho mai studiati. Cioè non possono dire che tu sei troppo vigliacco di non suonare un pezzo che non hai studiato. Invece se hai studiato un pezzo e non lo suoni in pubblico, deve essere perché non hai coraggio. Quindi significa quanto facevano paura gli studi di Chopin, che tutti li studiavano e riconoscevano che li avevano studiati, ma non li suonavano comunque in pubblico, salvo due o tre eccezioni particolari. Okay? Basta. Ci vediamo domani, spero.